Buon pomeriggio amici sportivi dal Palafium di Taranto, domenica 20 dicembre 2020, decima giornata nel girone di andata del campionato di Serie 2, girone di... Si affrontano la Corime Città di Taranto e la Women Napoli. Women Napoli che entra in questo momento sul parquet del Palafium, adesso fanno il loro ingresso guidati dalla capitana del Rosso Blu, Assunta Sommese, le ragazze del Taranto, del Napoli, oltre a Diriso. Frattempo iniziato il match con il primo possesso in favore del Taranto, che va già in rete dopo 7 secondi, gol di Losurdo. Ancora palla centralmente per Giliberto, che anticipa l'intervento di un avversario a realizzare il 2-0. Ex tra l'altro anche del Pitonto, rete da parte di Sommese. Surdo, costa to costa di Surdo, che poi mette al centro questo pallone. Lo Surdo per Sommese, che va a firmare il secondo gol personale. Di prima Nasso per Giliberto, saltata di netto tutta la difesa avversaria, poi Nasso va a chiudere. Pallone già dall'altra parte, adesso in possesso del Napoli con Diriso, il break di Calendi per Gaudio, il sinistro questa volta è preciso, va in rete per la sesta volta il Taranto, cerca l'aiuto di qualche compagna. Calendi, gioco di suola e poi sinistro di punta preciso nell'angolo. Gaudio prova a venire in avanti, cerca di accentrarsi, il sinistro preciso. Ancora per Convertino, lo Surdo. Giliberto mette palla sotto la traversa. E poi lo Surdo va a recuperare un altro pallone, prova a rimetterlo al centro, palla che finisce in rete. E la decima marcatura. Non hanno più nemmeno i cambi adesso, quindi hanno bisogno forse di riprendere un po' di fiato. C'è il primo gol in Serie A2 di Vittoria Schiavone, che va a festeggiare prima verso il pubblico e poi con la propria panchina. A 50 secondi dal termine del primo tempo, ragazza nata a 5 frondi, lo Surdo, palla al centro per Sommese, che mette in rete dopo 46 secondi. Verso Nasso, si accentra Nasso, il sinistro, la deviazione nella propria porta da parte di Diriso, sfortunatissima questa volta la conclusione. 2 minuti e 30, Giannoccoli ruba palla a Sommese per Antonella Schiavone, c'è il gol anche per lei, soddisfazione personale, corsa verso la propria panchina a festeggiare il primo gol in A2 anche per lei. 2 minuti e 43 per il Taranto, che riparte ancora. Sinistro di Nasso, palla in gol. 3 minuti e 10 secondi. Buono che è avvenuta nel primo tempo e che ha praticamente ulteriormente complicato la situazione in casa azzurra. Gol ancora di Nasso. Ovviamente per quanto riguarda il Napoli, abbiamo già detto, non cambia il quintetto in campo di mister Vivolo, che purtroppo ha una situazione forzatissima. Va in rete ancora il Taranto con Calendi, Veronica Calendi, nata a Logrono in Spagna, firma il gol numero 17. Convertino, ancora Calendi, Convertino, e spinta di pelo, poi Buccoliro, il Calendi, triangolo con Giliberto, chiuso perfettamente dalle due.
E Calendi ancora in rete per marcatura numero 18. Ora Giliberto, abbiamo superato la metà della ripresa. Buccoliro, palla al centro per Convertino, che in scivolata trova la soddisfazione personale. 10 e 16 di gioco nella ripresa. Palla per Buccoliro, sotto porta, trova il gol personale anche Leila Buccoliro, numero 2. Gaudio, sinistro di Gaudio respinto, poi Buccoliro rimette ancora al centro per la Gaudio, tocco sotto rete del gol numero 21 in casa Taranto. Dicevamo tante assenze in casa partenopea, in primis le due straniere, la Vasquez e la Jimenez. Palla che finisce in rete e c'è il gol di Marzella, perché mi sembra che non c'è stata la deviazione. Qui sì, c'è il gol personale allora anche di Marzella. Ancora gol di Gaudio. Magari addirittura ad avventurarsi in avanti per avere anche lei la possibilità di scrivere il proprio nome tra le marcatrici di questa partita, che si conclude con l'evidente 23-0 in favore del Taranto. Sapevamo già la vigilia, sarebbe stata una partita sulla carta tutta in favore del Taranto. Il Napoli purtroppo, per tutta una serie di motivi, si è presentata qui al Palafiume di Taranto con un roster risicatissimo.